Here we go for our video talks of the day. Yes, today io non ricordo esattamente, in realtà mi sarei dovuto segnare questa data perché ovviamente in questo modo sarei ricordato perfettamente, ma comunque io, se non ricordo male, if I'm not mistaken, today I would like to wish a very, 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 very,
4 years to the mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625. Yes, perché la Yamaha, la mythical keyboard, today are 4 years since they I bought it. Infatti 4 anni fa l'ho comprata, esattamente 4 anni fa, cioè esattamente, non lo so, io ricordo se aprile, comunque se non questo giorno, in questi giorni qui, 4-5 aprile, non ricordo esattamente, comunque io ricordo veramente il 6 aprile. E comunque vabbè, sono 4 anni che l'ho comprata. Molto di più, 700-800 euro, non vorrei sbagliare, una grande offerta. L'altra parte, 300 euro, ripeto, comprata con i soldi, soprattutto la cosa più importante da dire è che, oltre al fatto che questa tastiera, una tastiera fenomenale, secondo me, che ha praticamente più di 500 suoni, poi varie tipologie. Ma soprattutto quello che qua bisogna dire è che la tastiera mai tradito fino adesso, e credo non mi tradirà praticamente mai, salvo proprio casi clamorosi, eh? Non mi tradirà mai. Ovviamente questo non si potrà dire per una donna, eccetera. Quindi diciamo appunto un saluto alla mia mitica keyboard, e forse in suo onore vi improvviserò qualche pezzo adesso, anche se non so quale, ma vedremo. Adesso vediamo un attimo. Sì, per cui, poi in realtà a fine settembre, se non erro, mi voleva abbandonare, in realtà mi voleva tradire, perché si era, diciamo, l'alimentatore, il vecchio alimentatore praticamente si era rotto, e io credevo che in realtà era proprio lei che si era rotta in generale, pensavo non funzionava più. Poi riuscimmo a trovare un nuovo cavo, in realtà poi, lo sa bene chi mi segue sempre, in realtà poi la tastiera ripartì, quindi era solo un problema di alimentatore. Come detto, ci voleva un alimentatore più leggero, oltre al fatto che mi sono stati dati dei consigli che deve stare spenta quando non la suono, deve stare staccato il cavo appunto dalla presa, altrimenti energia, diciamo, in più. E quindi questi consigli. Ma per cui, again, have a great birthday, fourth birthday to the mythical keyboard. To the mythical keyboard di Yamaha DGX 640 IPG IPG 625. Sì, e poi appunto pensavo al continuo del mio tributo a Angelo Badalamenti per i suoi per il suo compleanno scorso 22 marzo, il continuo, cioè la mia seconda parte in realtà, quella non linciana. E oggi, se avete visto il preview, è stato, già l'avevo accennato ieri, ma ancora non era pronto, il preview di questo quarto pezzo che ho caricato, che
Veramente bellissimo, consiglio l'originale. Il mio non è venuto un granché purtroppo rispetto agli altri pezzi che ho preparato. Comunque, secondo me, non lo so. Ma che comunque il Matilda's Theme da A Very Long Engagement, una lunga domenica di passioni, film del 2004. Secondo me, in generale, uno dei pezzi più belli composti da Angelo Badalamenti, proprio in generale, considerando anche Twin Peaks e le opere del maestro. Sì, come al solito video completo in descrizione, poi vi ripeto gli altri pezzi caricati che erano stati due da Holy Smoke del 99, cioè Kiss All Around It e Snappy Lipstick, e poi Red Love, il terzo pezzo da Cabin Fever del 2002. Quindi questo era il quarto, domani credo, ma penso più dopodomani, proseguirò con il quinto e poi il sesto, quindi sono sei in totali. Il quinto, vabbè, poi ne parlo meglio domani, ormai il cerchio si stringe, quindi è inutile anticipare adesso, insomma si tratta ormai solo di altri due film e quindi ne parlerò meglio domani o comunque dopodomani quando lo caricherò insomma il video. Sì, penso di aver detto tutto, sul resto non pensavo a nulla, nel caso mi venisse altre cose in mente, per esempio scrivo, aggiungo in descrizione. Have a great day again, a domani!